Si ricorda come nacque Progetto Vita una ventina di anni fa? Quali furono, diciamo, alcuni momenti salienti di quella nascita? Ricordo che ci furono alcune difficoltà da parte anche nostra, perché molti colleghi hanno vissuto con qualche difficoltà l'adesione al progetto, perché si temeva di avere delle responsabilità nei confronti delle persone in caso magari di non salvataggio. Però piano piano venne superato questo momento e da allora di strada ne è stata fatta, come ho già detto. Che cosa vuol dire quindi allora essere qui quest'oggi? Essere qui è un orgoglio da parte mia e da parte anche del corpo che oggi rappresento in parte, e anche perché oggi verranno premiati due colleghi che ancora una volta sono riusciti a salvare una vita, e questa è veramente una grande soddisfazione. La vostra presenza qui oggi, avete portato, visto, dei mezzi, anche le bellissime moto della Polizia Municipale, che altro? Abbiamo portato dei mezzi, che sono moto e una macchina elettrica che abbiamo in dotazione, un filmato che abbiamo realizzato alcuni anni fa, dimostrativo dell'attività, e che ci è servito anche in alcune occasioni, dove abbiamo anche aderito con Progetto Vita, abbiamo partecipato ad alcune iniziative sia in provincia di Piacenza, che anche all'estero. Siamo stati in Spagna a dare una testimonianza di quello che possono fare i laici nell'attività di salvataggio delle persone attraverso l'uso del defibrillatore. Allora, venite qui nello stand della Polizia Municipale, trovate Patrizia Mori e trovate chi appunto nel 1998 c'era e con la Polizia Municipale ha dato il via a Progetto Vita. Grazie mille. Grazie a lei.